Presidente Marsilio, ancora una volta grande Abruzzo a Trento per il Giro d'Italia. Grande protagonismo, quattro tappe, quattro giornate diverse, due arrivi, due partenze. Non c'è una regione d'Italia che ospiti per così tanto tempo il Giro d'Italia, anche in questa edizione, dopo quella dello scorso anno della grande partenza, dove oggi abbiamo portato i numeri, presenze cresciute nelle zone del Giro d'Italia dello scorso anno, anche dell'80 o del 90%, con punte del 2 o 300% di crescita turistica nelle settimane successive, nei fine settimana, dimostrazione che il Giro d'Italia è un grande investimento. Quest'anno arrivo in salita dopo 50 anni a Prati di Tivoli, rilanciamo anche il versante teramano del Gran Sasso, è una stazione invernale di montagna, di turismo di montagna, che era negli anni 70 la cortina del centro Italia. Presenteremo anche in questa occasione dei grandi progetti di investimento, anche quello in particolare quello del grande architetto Steve Hall, che sta facendo un'iniziativa di partenariato pubblico-privato per il rilancio dell'intero comprensorio. Poi la partenza da Avezzano, tappa dedicata a Vito Taccone, il giro passerà nella piazza con il monumento dedicato a Vito Taccone, una passerella doverosa per una indimenticabile protagonista del ciclismo degli ultimi anni. Si ritorna a Francavilla, arrivo in volata, dopo aver percorso tutta la costa da sud, si rientra dal Molise e si percorre di nuovo tutta la costa sud, e poi l'ultima tappa, l'ultima partenza con l'addio definitivo per quest'anno al Giro d'Italia uomini da Martinsicuro, quindi quattro tappe, quattro partenze, anche la Val Vibrata e la Costa Truentina hanno il loro momento di gloria, di visibilità. Siamo molto soddisfatti, abbiamo lavorato in questi mesi con il gruppo RCS e con gli organizzatori del Giro per avere una presenza importante da protagonista dell'Abruzzo, l'abbiamo ottenuta e siamo molto contenti di questo.